Qual è la motivazione di questa sconfitta? Che idea ti sei fatto? Ma io mi sono fatto l'idea che è stata una partita molto equilibrata, si sono affrontate due squadre forti, due squadre che lotteranno fino alla fine, non a caso sono state tutto il campionato nelle prime posizioni. Diciamo che non siamo stati bravi a indirizzare gli episodi, perché insomma su 1-0 abbiamo avuto una palla con Bertagnoli e Leris davanti alla porta abbastanza clamorosa, e poi su 1-1 dovevamo passare in vantaggio, chiaramente abbiamo... Purtroppo non ci è andata bene, quell'occasione clamorosa, e poi sulla stessa identica situazione abbiamo preso un gol alla fine evitabile, quando ormai la partita era incanalata sul pareggio. Il secondo tempo è stato equilibrato, nessuna delle due squadre probabilmente meritava di vincere nel secondo tempo, perché sono due squadre forti e abbiamo fatto fatica tutte e due a mettere in difficoltà l'avversario, soprattutto nel secondo tempo. È un gol evitabile, però sono stati bravi anche a loro, ora la Cremonese, ma oggi la squadra mi dà la sensazione, dopo 11 risultati tutti consecutivi, di essere squadra, di essere venuta a Cremona, di essersela giocata veramente alla pari. Siamo tutte lì, per cui avanti, avanti. Anche da sconfitte così magari si cresce ulteriormente, visto che mancano ancora tante partite. Nella ripresa ho avuto qualche difficoltà nel fraseggio, a tenere un po' di possesso dal centrocampo in avanti. Forse i cambi anche questa volta non hanno dato quella qualità in più che hanno dato in altre partite. Ma non lo so, io ho provato a mettere anche una punta in più, perché al secondo tempo ho sofferto poco e pensavo che con Aie, Tramoni, Freschi e Moreo potevamo fare gol, insomma non vedevo grosse avvisaglie. Ronen ha fatto pochi interventi, pochissimi, per cui però insomma, tante volte insomma, i cambi ci hanno dato ragione, oggi non è che sono entrati bene, era una partita equilibrata, per cui insomma. Io sono comunque soddisfatto della squadra, al di là del risultato, è chiaro che pareggio probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto. Però l'abbiamo già vinto, onore a loro e noi andiamo avanti. Ed è il tuo secondo gol, quanto buccia a lei e quanto buccia alla squadra la sconfitta di oggi? Non ho capito. Quanto buccia questa sconfitta? Allora, ci piace vincere a tutti e... Non deve scalfire le nostre convinzioni, che sono altissime. Se questa squadra, dopo insomma, tante partite, è sempre stata fra i primi posti, vuol dire che se l'ha meritato. Oggi penso che la partita, se fossimo venuti qui, fossimo stati schiacciati, fossimo stati bombardati dalla Cremonese, sarei preoccupato. La partita, come dicevo prima, è stata molto equilibrata. Abbiamo avuto la palla del KO due volte e lì probabilmente dovevamo essere più bravi. Però insomma, il calcio, ci sono gli avversari, ci sono... anche che un giorno si può sbagliare, per cui niente, ci portiamo a casa pochi punti, ma le convinzioni secondo me devono rimanere tali. Hai detto del secondo gol che era evitabile, ma anche il primo però una dinamica un po' difficile con lancio lungo al portiere. Sì, abbiamo preso due gol su due lanci, uno di 70 metri e uno di 40. Se prendi gol in fraseggio, in lì dovevamo salire più velocemente, eravamo in tre sulla palla. Un gol che non dobbiamo prendere, però sugli avversari è stato molto bravo anche Gaetano nel primo gol. Però adesso questa è una squadra che mi ha dato tantissimo, andare colpe, la squadra ha dato tutto quello che doveva. Come dicevo prima, ormai la partita era incanalata sul risultato, penso, più giusto, visto che abbiamo avuto la palla del 2-0, abbiamo avuto insomma, la palla clamorosa sul 1-1 per passare in vantaggio noi. Però penso che la Cremonese non abbia rubato nulla, merito a loro, insomma siamo tutte lì in pochi punti. Io sono soddisfatto della prova di squadra. Invece è stato tosto, è venuto a Cremona, ha subito poco contro una squadra forte, perché la Cremonese è forte come noi, come tante altre. Per cui io esco con grande fiducia, purtroppo con pochi punti, ma abbiamo già una partita tosta sabato e ci rifaremo. Scusa, un po'. Sì. Con quanto la benedici il fatto che sia adesso una settimana intera per poter lavorare non più per avvicinare? Cioè, ma questo sì, ma questo potete giocare subito. Questo è stato un tour de force incredibile per tutti. Io ho cambiato sempre 5-6 giocatori anche oggi, perché purtroppo insomma col Covid siamo stati costretti a fare un mese e mezzo infernale. Noi per fortuna non abbiamo avuto infortuni, che era la cosa che mi preoccupava più di tutti. Probabilmente perché ho alternato tanti giocatori, perché siamo allenati bene, per cui adesso chiaro respireremo due giorni, è una settimana tipo è importante, poi è chiaro che avremo Lecce Benevento in tre giorni, per cui avremo
un altro tour de force, però penso che questi 6-7 giorni insomma, ci servano per recuperare e per preparare al meglio una partita importante. Posso fare una domanda poi basta? Bianchi, che aveva fatto così bene col Perugia, non gli dà molto di spazio oggi? Abbiamo tanti in panchina, io pensavo, ho messo una punta in più perché pensavo che Ayer, attaccandogli sopra per caratteristiche, potesse mettere in difficoltà, visto che anche Ocoli era molto stanco, per cui sono adesso rimpiangere chi è entrato. Penso che tutti gli attaccanti abbiano fatto bene e Bianchi da qui alla fine ci darà una grande mano. Perché credo qualcosa sulle condizioni di Cistana, ha giocato condizionato da un Cistana ha fatto un'ottima partita, ha fatto anche gol, per cui Cistana stava bene, abbiamo fatto recuperare due giorni perché Cistana dall'inizio dell'anno non ha mai perso una partita, però è un giocatore per noi importante, come ha sempre dimostrato. Una domanda, dopo la sconfitta di oggi e la vittoria di Simone con l'Inter di ieri, che cosa è più probabile? Scudetto di Serie A per Simone o titolo di Serie B in formazione diretta tra lei e Brescia? Adesso vado a casa, preparo la sfera magica e te lo faccio sapere. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao.